Stasera stiamo presentando ufficialmente la Fondazione Marroni. Finalmente siamo riusciti, dopo un lungo travaglio, ad avere diciamo, tutto in regola. E abbiamo registrato ufficialmente la Fondazione, che era stata costituita con decreto del Presidente della Regione, e di questo ringraziamo sicuramente l'onorevole Giovanni Di Caro, che su questo ci ha aiutato tanto, essendo stata questa iniziativa. Oggi costituiamo parte del direttivo presente per annunciare che finalmente la Fondazione Marrone è una realtà e che potrà presto, diciamo, dall'anno nuovo, iniziare ad operare per quello che sono diciamo, gli obiettivi della Fondazione, che sono sicuramente nella prima fase quella di far conoscere questo nostro eroe non più dimenticato, fortunatamente, con quello che le opere che ha realizzato, per poter parlare anche di Shoah, ma di tragedie in generale della Seconda Guerra Mondiale, degli insegnamenti che ci ha dato quella tragedia, e poi, come diciamo, idea di tutti, quella di approfondire, grazie anche alla possibilità di utilizzare la Fondazione con gli eventuali finanziamenti che arriveranno, per poter approfondire le figure storiche, le figure importanti del nostro territorio. Favara fortunatamente ha un patrimonio di personalità ricchissimo che ci potrà permettere di portare avanti il nome della nostra città in modo positivo in tutto il mondo, e questo la Fondazione Marrone ce lo permetterà sicuramente. Ripeto, parte del direttivo qua presente oggi, poi ci sarà anche il vicepresidente Rosario Mancarella, che potrà illustrarci anche lo statuto e le parti principali. Nel frattempo si è giunto con noi l'onorevole Giovanni De Caro, che ringrazio nuovamente per l'impegno che ha profuso per perché si potesse raggiungere questo obiettivo. Con l'occasione vi presentiamo il Consiglio di Amministrazione, che è composto di diritto dal sindaco, che ne riveste il ruolo di presidente. Poi abbiamo l'assessore alla cultura, che nel nostro caso è anche il vice sindaco Antonio Liotta, Salvatore Pirrera, Carmelo Castronovo, Gabriella Bruccoleri, Rosario Manganella e Manga, il professore Stefano Musso, che purtroppo non è potuto intervenire. Questo sarà il Consiglio di Amministrazione che, diciamo, avrà l'onore e l'onere di poter avviare questa fondazione. Con l'occasione la dottoressa Bruccoleri vuole aggiungere qualcosa? Sì, noi ribadiamo l'impegno della scuola attraverso le tante iniziative che porremo in essere come fondazione, di ricordare Calogero Marrone. Noi abbiamo la sfida di vincere l'oblio, la dimenticanza, per portare alle nuove generazioni non soltanto un ricordo ma una vita, quindi non soltanto un ricordo ma la testimonianza. La testimonianza in questo tempo così povero di esempi forti per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, e in un tempo così drammaticamente attraversato dalla guerra, è una testimonianza di pace, è una testimonianza di impegno, una testimonianza di libertà e di fede e di speranza. E quindi con un grande piacere e naturalmente con grande senso di responsabilità ho assunto questo impegno sia come dirigente scolastico ma anche come donna attenta alle dinamiche di cittadinanza attiva della nostra città, che vede nella cultura uno strumento propulsivo di crescita di tutti e per ciascuno. Quindi l'impegno di portare una persona e di portare la sua esemplarità, ma è l'impegno anche di allargare l'orizzonte alla ricerca, lo diceva bene il nostro sindaco, anche nei confronti dei tanti personaggi che oggi devono essere conosciuti per il loro impegno, affinché i ragazzi possono dalla testimonianza trarre riflessione per cambiare la loro vita, per dare un senso diverso alla loro esistenza. In questo tempo così tecnologizzato e attraversato da poche singolarità, contrassegnato anche dalla crisi dei valori e della famiglia, oltre che anche dei sistemi scolastici tradizionali, è necessario fare questo. Lo facciamo con profondo senso di responsabilità, credendo nella figura. Abbiamo già pensato ad un concorso regionale sulla figura di Calogero Marrone, ma ci sarà la presentazione dei libri. Come docente a contratto all'Università di Agrigento Garantisco, l'Università di Palermo, poi l'Università di Agrigento Garantisco, l'impegno dell'Università,
affinché ecco, sia Calogero Marrone, attraverso la fondazione, luogo di ricerca, luogo di riflessione per tutti gli studenti e per tutti i ragazzi, quindi dal concorso ai libri, agli itinerari di scoperta del territorio altrettanto importanti, e iniziative che permetteranno sia la scoperta, ma perché no, anche un ritorno alle fonti per conoscere ancora meglio la storia della nostra città, che è una storia anche di democrazia e spero sia una storia di partecipazione e di crescita per tutti e per ciascuno. Questa sera, così come ricordava il sindaco, presentiamo ufficialmente alla città di Favara e per tutta la nostra provincia e più in generale anche per altre zone del paese quella che è la nascita di un'associazione che assume questa volta una veste diversa rispetto a quella che finora abbiamo conosciuta, nel senso che adesso abbiamo dato vita ad una fondazione culturale Calogero Marrone, così testualmente chiamata, che lo ricordava il sindaco, ma io lo voglio ribadire ancora una volta, che tutto questo lavoro è un lavoro che parte da lontano, parte soprattutto dal nostro amico onorevole Giovanni Di Caro, che durante la sua permanenza all'Assemblea regionale siciliana si è fatta carico di dar vita a questa associazione attraverso la presentazione di una proposta che è stata discussa e approvata dal Parlamento regionale proprio a photo finish, proprio le ultime ore di vita dell'Assemblea regionale siciliana, proprio l'ultima sera. E grazie a questo impegno che l'onorevole Di Caro ha profuso per tutti noi, ma soprattutto per dare lustro ancora di più a un personaggio importante della storia della nostra città di Favara, per dare lustro a Calogero Marrone, che è oggi un personaggio molto importante, più di quanto si conosce anche nella nostra città, malgrado gli sforzi che abbiamo fatto in tutti questi 7 anni con l'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone e con l'AMBI e con l'impegno di tutte le scuole di Favara. Qua c'è la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, che ringraziamo, e ci hanno dato la possibilità di poter incontrare migliaia di studenti nel corso degli anni, ovviamente, che hanno finalmente incominciato a conoscere chi fosse Calogero Marrone. Qual è il compito? E chiudo. Il compito essenziale di questa fondazione è far conoscere ancora di più, non solo sul territorio locale, ma anche a livello più ampio, chi era stato Calogero Marrone. Allora, riassumere ciò che ha portato alla legge che ha istituito la fondazione sarebbe un'opera molto lunga. Estrema sintesi, quello che si è cercato di fare è innanzitutto far conoscere ai deputati della 17ª legislatura chi era Calogero Marrone, chi è stato Calogero Marrone, non lo sapeva, vi garantisco, nessuno. Dopo questa operazione, il disegno di legge, diceva bene Rosario Manganella poco fa, uno degli ultimi provvedimenti legislativi approvato dalla scorsa legislatura all'Assemblea regionale è stato proprio questo. Ci siamo chiesti quale fosse il giusto tributo da riconoscere a una persona giusta, quale era Calogero Marrone, e si è deciso, il gesto diciamo più estremo dal punto di vista normativo è quello proprio di istituire
una fondazione culturale. Devo dire una cosa, io devo fare complimenti a tutti i componenti della fondazione, sono stati presentati poco fa, perché ogni qualvolta si partire ovviamente dal presidente, ogni qualvolta si parla di fondazioni, ci sono sempre polemiche, ci sono sempre liti, ci sono sempre, noi ne viviamo quotidianamente con altre fondazioni di altre città. Devo dire che la fondazione è partita con il piede giusto, ha una strada davanti che pure si pone come obiettivo quello di far conoscere la figura, non solo la figura di Calogero Marrone, ma anche i valori che questa figura riesce anche oggi ad emanare, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Un altro tassello mi sento di aggiungere è quello di ringraziare la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, in maniera particolare la vicepresidenza vicaria dell'Assemblea regionale siciliana nella persona dell'onorevole Nuccio Di Paola, perché come credo sappiate un po' tutti si è immediatamente attivato per un'attività collaterale a quello della fondazione, che è quello appunto della divulgazione del libro che sarà credo modificato in qualche parte, che parla appunto di Calogero Marrone, un eroe non più dimenticato, ma grazie all'impegno di tutti, prima fra tutti l'associazione Calogero Marrone, è riuscito ad uscire dal buio che la storia gli stava riservando. Ovviamente questo è solo l'inizio dei lavori della fondazione, che è stata formalmente costituita. Ci saranno, secondo me, credo, lo statuto lo prevede anche, l'integrazione di alcune figure tecniche che lavoreranno attivamente all'interno della fondazione, e spero si riesca quanto prima ad organizzare delle iniziative che facciano appunto da volano al messaggio culturale e valoriale della persona di Calogero Marrone. La scelta giuridica ed organizzativa che si è fatta come fondazione è importante, perché ci permette di poter programmare un vero e proprio progetto culturale con tante iniziative che possono avere una caratteristica importante, quella della continuità, perché ci sono le condizioni in questo senso, appunto organizzativamente e giuridicamente, di agire nel tempo e mettendo in atto programmi culturali di approfondimento, pubblicazioni di atti, diffusione di tutta una serie di elementi che possono dare alla città, ma non solo alla città, ma agli studiosi le giuste e corrette indicazioni sul periodo del nazifascismo e sull'Olocausto e sul ruolo che hanno avuto personaggi appunto come Marrone. No, io brevemente volevo ricordare come siamo arrivati ad oggi, perché le cose alle volte nascono casualmente, alle volte nascono per fatti propri. E io mi ricordo 7 anni fa circa, se ne sbaglio sulla data, correggimi se sa, ci siamo sentiti lui come idea dell'Associazione Calogero Marrone, allora io come ambi, e mi chiedeva cosa ne pensassi se a Favara nascesse l'Associazione Calogero Marrone. Ovviamente prima di dare il mio consenso mi sono informato su Calogero Marrone, ci risulta essere un partigiano riconosciuto a Varese, ovviamente come ambi siamo stati felici di portare fuori questa memoria di Calogero Marrone, che a Favara soprattutto era sconosciuto, più era conosciuto a Varese perché lì ha avuto modo di praticare la sua attività, tra virgolette ovviamente, la sua attività per salvare partigiani e antifascisti, che a Favara, dove ha avuto qualche disavventura con i fascisti locali, da Favara stesso poi ha deciso di andarsene proprio perché era difficile. E io alle volte mi viene da pensare
cosa significasse per quel tempo spostare una famiglia con 4 figli, spostarsi da Favara a Milano, cioè cambiare totalmente vita, non sono scelte facili, sono scelte, ritengo, difficili con 4 bambini. E si è trasferita, ha vinto un concorso, si è trasferita a Varese, ha fondato questa nuova vita, da lì poi è nato Calogero Marrone, perché i nazifascisti, siccome lui era a Varese, Varese è vicino dalla Svizzera, ovviamente tutti quelli che erano contro il regime venivano portati nei campi di concentramento, spesso uccisi o fucilati. Lui, per la sua sensibilità, ha avuto modo di salvare centinaia e centinaia di vite umane, rischiando, anche qui tra virgolette, perché rischiando, di fatto poi ha dato la sua vita, perché fu scoperto e portato a Dachau, dove appunto lì morì. Che possa essere un esempio per i nostri giovani, come si diceva poco fa, perché tutti abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di capire che la nostra società, specialmente quella favorese, è una società molto complessa, che insieme a tanti problemi ci sono tante belle figure che hanno dato dignità e rispetto alla nostra cittadinanza. 7 anni fa, quando abbiamo pensato alla fondazione di questa associazione, già in quegli anni abbiamo iniziato tutta una serie di attività, orre con la carenza di risorse, in collaborazione con le scuole, e abbiamo fatto conoscere la valenza della figura di quest'uomo, di Calogero Marrone, che appunto grazie alla sua opera, alla sua azione, ha salvato tantissime persone mettendo, arrepentando la propria vita. E ora io penso che essendo in questa seconda fase, che è la fase adesso della fondazione, noi siamo nelle condizioni di poter rilanciare tantissimo le attività che già erano state poste in essere nel passato, per incidere maggiormente soprattutto sui giovani, e per fare ricordare ai giovani la figura di Marrone e gli ideali per i quali Marrone ha perso la vita, per incidere anche con le associazioni che ci sono, le scuole, le associazioni, e per andare anche oltre il territorio di Favara. E quindi penso che con la fondazione noi siamo nelle condizioni di poter intraprendere tutta una serie di iniziative che miglioreranno senza dubbio la qualità della vita della nostra popolazione.